Amici sportivi di Levante Sport TV, ben ritrovati a una nuova puntata di Solo Volley, il nostro contenitore settimanale che dedichiamo ai campionati regionali di pallavolo, chiaramente maschili e femminili. Iniziamo subito presentando l'ospite odierno che è Marco Salmelli, presidente della Tigullio Sport Team di Santa Margherita. Benvenuto Marco. Grazie, buongiorno a tutti. E grazie per aver accettato chiaramente il nostro invito. Parleremo della tua società, della vostra squadra che nel campionato di Serie C femminile sta sicuramente facendo molto bene, che recentemente ha vinto anche la Coppa Liguria. Quindi un trofeo ufficialmente nella vostra bacheca, avremo quindi modo di parlarne diffusamente con te. Intanto iniziamo ricordando i risultati dell'ultima giornata andata in scena in C femminile, vedremo la classifica e poi appunto cominceremo a parlare con il nostro ospite. Si è giocata la 12ª giornata, vale a dire la penultima del girone d'andata, anche se parecchie squadre, anche se non è il caso della Tigullio, devono ancora recuperare una partita, quindi girone di andata in realtà ancora un po' più indietro. Vediamo come sono andate appunto le cose. Il Casarza, che continua il suo buon momento, ha espugnato 3-1 il campo del Vallestura, quindi a campo ligure, vincendo il primo set 25-18, perdendo il secondo ai vantaggi 28-26, poi 25-12, 25-14 ancora per il Casarza, quindi due vittorie molto nette nel terzo e quarto set per il 3-1 finale in favore delle ragazze di Roberto Caruso. Il Genova Ponente vince un derby molto tirato a Genova contro l'Albaro, finisce 3-2 per il Genova Ponente, 3-0 del Sanremo sul Fanalino di Coda all'Aiguglia. Il Rapallo purtroppo perde anche a Sarzano, un momento non facile per le ragazze di Fausto Valle, sconfitte 25-19 nel primo set, vincono il secondo 25-20, poi la Sarzanese si impone 25-21 e 25-17 nel terzo e quarto parziale e chiude sul 3-1 in proprio favore. La Serteco Genova si conferma in un buon momento, espugna 3-1 anche il campo dell'Albenga. La Tigullio batte il Carcare 3-0, 25-20, 25-15, 25-13, quindi parziali molto netti per le sammargheritesi. La capolista Albissola perde un set ma comunque vince con il Ceparana 3-1 in classifica. Comanda proprio l'Albissola, 32 punti, vantaggio abbastanza cospicuo sulla Tigullio che è seconda a 25, poi troviamo a 24 Genova Ponente Vermar Casarza Ligure, a 23 la Serteco Genova, 22 l'Albaro, a 19 il Ceparana, a 16 il Carcare, a 15 il Latte Tigullio Rapallo, a 11 l'Albenga, a 10 il Vallestura, a 8 il Sanremo, a 7 la Sarzanese, a 1 chiude l'Aiguglia. Le quattro squadre che non devono ancora recuperare una partita, di fatto hanno già giocato quindi una partita in più, sono l'Albissola, la Tigullio, l'Albaro e il Sanremo. Allora Marco, mentre intanto vediamo in sovraimpressione scorrere le immagini proprio della vostra partita recentemente vinta in casa contro il Carcare 3-0, le immagini registrate al Palasport di Santa Margherita sono del nostro Giovanni Tassara, parliamo di questa partita che poi è stata una riedizione ancora una volta positiva e favorevole per voi della recente finale di Coppa Liguria. Avevate sempre giocato, era l'Epifania, la sera dell'Epifania contro il Carcare, lì in campo neutro, lì avevate perso un set ma comunque la partita l'avete vinta e vi eravate tolti una grandissima soddisfazione. Adesso sempre contro il Carcare è arrivata questa vittoria in campionato, se vogliamo ancora più netta, però detto sinceramente era tanto delle due era più importante vincere la finale di Coppa. Beh, certamente sì, chiaramente più importante vincere la finale di Coppa, ed essendo una finale è stata giocata con dei ritmi e con delle situazioni diverse, quindi più complicato vincere 3-1, invece questa in campionato decisamente più facile. Un po' per il fattore campo sicuramente, un po' perché abbiamo giocato una buona partita, il Carcare ha fatto bene il primo set, poi il secondo e terzo si è un po' smarrito. E venendo alla Coppa, facciamo quindi un passo indietro, voi la Coppa come tutti gli anni avete partecipato, avevate iniziato così soprattutto per sperimentare un po' gli schemi nuovi, giocatrici nuove, allenatore nuovo. Poi vi siete trovati a un bel momento con la possibilità anche di andare avanti e alla fine non vi siete questa volta fatti sfuggire l'occasione di vincerla addirittura. Ma certamente sì, la Coppa nasce come per tante altre società così, come un preliminare dei campionati. Quest'anno poi per noi, dovendo provare tante cose nuove, in primis la nuova guida tecnica di Franco Saccomanni, e diciamo che la svolta è stata la semifinale, la partita che forse a livello di risultato, di situazione, consideriamo quasi la nostra finale vinta, è stata la semifinale dell'8 dicembre con l'Albaro in casa dell'Albaro. Tra l'altro appunto era una gara secca in trasferta, non in campo neutro, e tra l'altro se non ricordo male nel bel mezzo di una settimana in cui voi avete giocato tantissime partite perché avevate fatto anche già il recupero con il Sanremo la sera prima, quindi non era così scontato andare poi a vincere in casa dell'Albaro. Ecco. Avevamo perso tra l'altro con l'Albaro pochi giorni prima in campionato 3-0. L'Albaro è un'ottima squadra poi in casa, e quindi lì abbiamo fatto veramente forse la più bella partita di quest'anno, vincendo 3-1, e quindi ci siamo trovati in finale, quindi ovviamente
L'obiettivo era poi provare a vincere anche la finale. Ecco, tu hai avete ingaggiato un nuovo allenatore, appunto Franco Saccomanni, che ha raccolto un'eredità, devo dire anche pesante, perché Ivo Croce negli ultimi anni aveva lavorato tanto e bene con la vostra squadra. Sicuramente. Avete cambiato come dirigenza il tecnico e i risultati stanno comunque arrivando. Sicuramente sì, i risultati di quest'anno sono il frutto del lavoro di Ivo Croce prima, che poi appunto quest'anno per motivi suoi impegni lavorativi e professionali ha dovuto lasciarci. Franco Saccomanni ha continuato questo lavoro con due inserimenti nuovi nella squadra che si sono rivelati ottimi inserimenti, e quindi sicuramente quello che si ottiene adesso è anche il frutto del lavoro passato, anche perché in effetti l'ossatura principale della squadra è la stessa da qualche anno. Ecco. Avete giocato la finale di Coppa proprio la sera dell'Epifania, per voi sono state quindi un po' vacanze di Natale un po' ridotte, perché comunque c'era questo obiettivo importante subito alla ripresa del campionato, avete ripreso anche prima delle altre, probabilmente è stato un lavoro capillare quello durante le feste che ha pagato. Ma sì, avere la finale il 6 di gennaio, poi c'era tra l'altro il campionato che ripartiva il 7, quindi di nuovo due partite di fila. In più quest'anno le vacanze di Natale devo dire che erano messe bene come giorni festivi, per cui hanno consentito le settimane quasi regolari di allenamento, e poi chiaramente c'era appunto questo obiettivo a cui teneva la società, teneva le ragazze, teneva l'allenatore, di arrivare al 6 con... Avendo fatto tutto per provare a vincere, ecco, quantomeno. E ci siete riusciti contro una squadra, il Carcere, che è la classica squadra di categoria, comunque tanti anni che gioca in Serie C, è una squadra ostica, forse più difficile giocarci in trasferta, però non ha mollato niente neanche contro di voi, parliamo della partita. No, anzi, noi dopo un inizio buono, eravamo in vantaggio 2-0, abbiamo perso il terzo 7 e il quarto eravamo partiti abbastanza male, ricordo che sull'8-3 ho cominciato a vedere l'incubo del tie break. Poi invece è venuta fuori la Tiguglio e è andata bene. Invece questa partita di campionato, lo dicevi già prima, poco fa, è andata un po' più liscia. Insomma, il Carcere forse è arrivato anche con meno ambizioni, il campionato ha meno motivazioni, una trasferta anche un po' lunga per loro, e voi insomma avete rispettato bene il fattore campo. Poi dovevate riscattare il passo falso di Ceparana, che è stata forse l'unica parentesi negativa per voi negli ultimi due mesi e mezzo. Sì, Ceparana è stata veramente una parentesi negativa proprio per l'approccio alla partita. Come ho detto già precedentemente, siamo rimasti a Santa Margherita quella sera lì. Quella sera lì nessuna era così, non lo so, probabilmente si sentiva, poi ci sta che nell'arco di una stagione, speriamo che anche qualche avversario abbia qualche partita così in cui non tutto viene bene. E quindi dopo quel blackout, chiamiamolo così, a Ceparana, che poi tra l'altro Ceparana comunque in casa loro sono un'ottima squadra. E sabato a Santa Margherita contro il Carcere, come dico, il primo set combattuto, poi dal secondo in poi, non so per quanto per merito nostro, anche perché il Carcere appunto si è un po' smarrito, sono stati due set molto facili. E adesso guardando la classifica, l'abbiamo già vista, l'abbiamo letta, insomma, voi obiettivamente potete coltivare determinate ambizioni. Certo, l'Albisola ha 7 punti più di voi, sono tanti, però siete secondi in classifica, sì, avete una partita in più rispetto ad altre squadre che vi seguono, però insomma anche in campionato state brillando. Sì, stiamo facendo un buon campionato, nel senso che all'inizio la prima partita di campionato che perdemmo 3-2 con l'Albisola ci sembrò neopromossa, ci sembrò quasi un grande passo falso, invece è stato molto rivalutato quel tie break in casa dell'Albisola. Poi avevamo perso l'Albaro. Sicuramente sì, stiamo facendo un campionato valido, buono. Poi quest'anno finalmente è un campionato che è abbastanza aperto, anche se è vero che l'Albisola è un po' in fuga, sì. Però io resto della mia idea che ho dall'inizio, che la squadra favorita per questo campionato, per l'organico, esperienza eccetera eccetera, io dovessi puntare un euro lo punto sempre così, guardando le squadre che ci sono, forse sul VGP, sul Genova che ha forse così la
la mentalità, e anche se anche loro stanno faticando un po', soprattutto in trasferta. Ecco, il Genoa Ponente adesso ha un punto meno di voi, però ricordiamo deve anche recuperare una partita, tra l'altro il recupero deve disputarlo con il Rapallo, e ha pari punti con il Casarza. Giusto una settimana fa avevamo come ospite il tecnico del Casarza, Roberto Caruso, qui a Solo Volley. Il Casarza sta facendo molto molto bene, ha sbagliato probabilmente la partita in casa vostra prima delle feste, però per il resto è una sorpresa positiva, possiamo dirlo, si è rinforzato, è vero, però forse che il Casarza fosse così in alto non ve lo aspettavate neanche voi. Ma il Casarza sicuramente ha fatto un ottimo lavoro durante, come si dice, l'estate, nel senso che ha fatto un'ottima squadra, ha un tecnico che è consolidato, nel senso bravo e capace, ma poi conosce bene l'ambiente, quindi l'organico era forte. Io poi l'avevo vista una volta, la prima di campionato contro Rapallo, che devo dire mi aveva così non impressionato. Con noi non so se siano stati molto bravi noi o molto meno bravi loro, è andata bene a noi che abbiamo vinto bene anche abbastanza facilmente 3-0, però sicuramente sì, il Casarza, ma l'organico, la squadra sulla carta era una delle squadre, perché poi la pallavolo insomma di fatto non è. Se uno ha le ragazze brave, tendenzialmente poi i risultati arrivano. Il Rapallo era partito bene, giusto? Tu hai parlato del derby con il Casarza della prima giornata, che hai appunto anche visto da spettatore interessato, anche se neutrale. Avevo ottenuto altri buoni risultati, conquistando anche qualche punto qua e là su campi difficili. Ora, dopo le feste, si sono un po' appannate le ragazze di Fausto Valle, hanno iniziato anche perdendo il derby in casa vostra, e ora anche questa sconfitta a Sarzana forse non era messa in preventivo. Insomma, per mettersi al sicuro, il Rapallo ha ancora bisogno di qualche punto. Ma il Rapallo sicuramente, che non bisogna dimenticare che è una neopromossa, ha fatto un bellissimo inizio di campionato e prima parte di campionato. Ci sta, come c'è stato per noi il blackout di Ceparana, che nell'arco di una stagione una squadra viva qualche momento di flessione, o perché magari qualche giocatrice non sta bene o per qualche situazione. Ritengo che comunque Rapallo, per quello che ho visto anche nella partita con noi, non abbia nessun tipo di problema a riprendere a salvarsi. Poi vedremo un attimo, daremo un'occhiata al prossimo turno, a una partita delicata comunque, il Rapallo, sì, da vincere a tutti i costi. Tra le possibili mine vaganti, ne parlavamo anche giusto una settimana fa con Caruso del Casarza, si può inserire anche la Serteco, squadra che comunque insomma era in B1 sino a pochi mesi fa, poi è ripartita dalla Serie C. Ha perso sempre con voi prima delle feste, però anche quella probabilmente è stata l'unica partita che le genovesi ultimamente hanno sbagliato. È una squadra che potrebbe insidiare anche le big? Ma il quartetto, quintetto delle squadre così che hanno un organico così di qualità e che stanno facendo bene sono sicuramente VGP, l'abbiamo detto, Serteco sicuramente, perché ha delle giocatrici di livello, poi un'organizzazione e tutto. E metterei anche l'Albaro, perché l'Albaro comunque è lì. Sì, ha un punto meno della Serteco, ha giocato alla pari il derby col Genova Ponente. L'Albaro, se non sbaglio, sabato gioca con i due punti. L'Albaro il prossimo turno lo gioca in casa del Ceparana. È una partita non semplice per le genovesi, però è una squadra esperta sicuramente, esatto. Anche l'Albaro può quindi fare, ecco, tra le squadre che forse dovessi dire, poi l'Albaro è molto difficile come squadra in casa loro. Per cui ecco, le squadre che stanno così facendo questo gruppetto di testa, Serteco, VGP, Albaro e l'Albisola, che rappresenta sicuramente la grande sorpresa, perché poi alla fine all'inizio nessuno pensava che una neopromossa potesse veramente andare così bene. Siete in totale direi 6 squadre, dall'Albisola all'Albaro, in 10 punti, però non con tutte che hanno giocato lo stesso numero di partite, per un girone di ritorno, tra l'altro ancora chiudersi l'andata, che potrebbe veramente essere davvero interessante, bello da vedere, da vivere. Ma speriamo, perché uno degli argomenti più volte discussi e parlato tra di noi è che negli ultimi anni si è sempre verificato la squadra che va in fuga, e questo campionato con questa formula ha sempre poi alla fine prodotto che da dicembre in poi i giochi tra virgolette per i vertici erano sempre fatti, ma non perché uno avesse chissà quali ambizioni, ma per mantenere un po' vivo, certo, l'interesse. Quest'anno è vero che c'è l'Albisola che ha un po' di vantaggio, però non c'è la squadra, diciamo così, ammazza campionato, almeno sulla carta. Poi magari l'Albisola veramente arriva fino in fondo con questo ritmo. Veramente. Però bisogna vedere appunto i recuperi, e l'Albisola, come voi, il recupero non lo deve giocare, sì. Quindi poi la classifica alla fine del girone d'andata darà un po' più il quadro, l'idea, esatto, della situazione.
Allora, vediamo intanto il programma del prossimo turno, che è la 13ª giornata, è l'ultima di andata da calendario, però ripetiamo, poi ci sono ancora 5 partite da recuperare alla in coda ai primi di febbraio, quando era in programma inizialmente la sosta. Voi della Tigullio, Marco, la sosta, della sosta potrete in effetti beneficiare, la maggior parte delle altre squadre invece devono recuperare, e soltanto in quel momento si potrà dire che sarà finita a tutti gli effetti il girone d'andata. Quindi aspettiamo ancora i recuperi delle partite che si sarebbero dovuto giocare nel primo fine settimana di novembre.